popolo mio che amo tanto, gregge senza pastore. Come posso entrare in contatto con il mio popolo proprio nel momento in cui hanno più bisogno del loro pastore? Le librerie cattoliche sono state confiscate, chiuse le scuole, le suore e i religiosi insegnanti sono dispersi. Alcuni vanno a lavorare nei campi di riso, altri si trovano nelle regioni di nuova economia, in mezzo al popolo, nei villaggi. La separazione è uno shock che distrugge il mio cuore. Queste le parole di Francesco Vantois, cardinale, che è la nostra luce, che ci rinvia alla vera luce, che è Cristo, la nostra luce pasquale in questo periodo. Parole che lui ha pensato in una delle sue notti trascorse in prigione. Bello che lui non pensa a se stesso, ma pensa al suo popolo, di cui era vescovo, di cui era pastore. Come fa questo mio popolo a vivere la speranza, a non perdere la speranza e la fede in questo momento in cui non c'è il suo pastore? E lui dice: io non aspetto altro, voglio vivere il momento presente colmandolo di amore. Ma come? Si chiedeva. E lo stesso cardinale Vantois dice: una notte mi viene una luce nel cuore. Francesco, è molto semplice. Fai come San Paolo quando era in prigione. Scriveva lettere a varie comunità. Che bello, no? Di chi è questa intuizione se non dello Spirito? Di questo Spirito, di questo Padre, di questo Dio che non ti abbandona mai. E lui dice: la mattina seguente ho fatto un cenno a un ragazzo di 7 anni, Guang, che ritornava dalla messa alle 5. Ancora nel buio, e gli ho chiesto: di a tua mamma di comprare per me vecchi blocchi di calendari. A tarda sera, continua il cardinale Vantois, di nuovo al buio, Guang mi ha portato i calendari e tutte le notti di ottobre e di novembre del 1975 ho scritto alla mia gente il mio messaggio dalla prigionia. Ogni mattina il ragazzo veniva a prendere i fogli per portarli a casa e far ricopiare il messaggio dai suoi fratelli e dalle sue sorelle. Ed è nato così, conclude il cardinale Vantois, il libro Il cammino della speranza, che venne pubblicato, se non ricordo male, in 11 lingue. E poi nel 1989 il cardinale Vantois ricevette una lettera di Madre Teresa di Calcutta che gli disse: non è il numero delle nostre attività che importa, ma l'intensità di amore che mettiamo in ogni azione. Altro che luce, questa è luminosità vera, viva e propria. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!